Buongiorno, sono Alessia Di Fiore e questa è Radio Roma Capitale. Oggi qui con noi Marco Lo Muscio. Benvenuto Marco. Buongiorno a tutti gli spettatori. Allora Marco, hai avuto la grande opportunità di fare delle collaborazioni come compositore presso Harvard University con artisti come Steve Hackett, il chitarrista dei Genesis. Ci puoi dire qualcosa riguardo proprio tutte queste esperienze? Sì, diciamo, nella mia carriera di pianista e organista, non sono mai stato, non mi sono mai soffermato su un solo repertorio, quindi non solo la musica classica, ma mi è sempre piaciuto coltivare anche, per esempio, la musica rock progressive o un certo jazz, un certo blues, quindi cerco sempre anche nei programmi di concerto di mettere tanti tipi di musica differenti, insomma, quelli che ritengo, insomma, siano i lavori più importanti di questi differenti generi, i più importanti chiaramente musicalmente parlando. E nel 2008 feci un disco dedicato alle musiche per chitarra classica solistica di Steve Hackett, nella trascrizione per pianoforte e per organo, e lì nacque praticamente Hackett, venne a conoscenza di questo mio disco. E neanche a farlo apposta, nello stesso anno ci fu un concerto a Orvieto dedicato a lui, con lui ospite d'onore, lui e fratello John, e io suonai per questo insomma, evento, un concerto nel bellissimo Duomo d'Orvieto, che è un capolavoro assoluto Ah, che meraviglia! dell'arte. E quindi dopo questo concerto parlammo, io neanche a farlo apposta, questo era settembre-ottobre, dovevo andare a fare un concerto al King's College di Cambridge, e lui venne ad ascoltare questo concerto con la mamma e la moglie. E da lì nacque, insomma, parliamo del 2009, quindi sono tanti anni che ci conosciamo, è nata l'amicizia, sono nate le collaborazioni nei dischi, anche nel video che abbiamo fatto della Wunderkammer insieme, è nata una bellissima amicizia. Poi da lì, collaborando con lui, sono venuto anche a contatto con altri grandi della musica rock progressive, penso a Dave Jackson, chiaramente suo fratello John Hackett, David Cross e dei King Crimson, ma ho avuto la fortuna di avere Grandi amicizie, nomi. collaborazioni. Eh sì, grandi nomi veramente. E poi pian pianino ho iniziato nel 2007, ho iniziato anche una carriera di compositore. Prima non componevo, cioè prima poteva capitare di comporre un brano una volta ogni 3 anni, così proprio per il mio spizio, ma scrivevo un pezzo. E poi un editore nel 2007, la RF Musica, di Roberto Fulvio, che è un grande amico, che è stato lui a darmi questo input. Dice: Marco, perché non inizi a scrivere seriamente della musica? Perché secondo me potresti fare delle cose molto interessanti. E io ho iniziato a scrivere musica e questa cosa, vedete, vedevo che mi riusciva facile scrivere, insomma. E quindi, insomma, ho iniziato a scrivere nel 2007 e adesso sono una mia composizione, sono solo in tutto il mondo, insomma, da alcuni dei più grandi organisti e pianisti, tra cui sono venuto a contatto, cioè, l'organista della Harvard University ha scoperto le mie composizioni, mi ha contattato via email. Prima mi ha chiesto, insomma, le partiture di quello che ho scritto, e poi mi ha offerto, dice: perché non scrivi qualcosa su commissione per il nostro reparto di musica contemporanea dell'Harvard University? Sono anche pagato per questo, che è cosa rarissima, che ti pagano per le composizioni. E quindi ho iniziato a collaborare anche con l'Università di Harvard tramite Carson Kuman, che è referente, diciamo, del reparto di musica organistica del Novecento. E quindi no, una cosa Meraviglioso, molto quindi proprio le cose meravigliosa, sì. che nascono per caso e poi Sì, diventano da un appunto. seme poi nasce tutta quanta la pianta, insomma, alla fine. Bello, sicuramente sono anche delle cose che danno grandi soddisfazioni, anche poter dire appunto di aver suonato con personaggi di un certo calibro, piuttosto che essere stati scelti, cioè comunque Certo. è molto importante. Grazie mille Marco per avercene Niente. parlato, Ultima ricordiamoci. aggiunta, sì, al Esatto, volo, esattamente, questo stavo per dire. queste mie composizioni le potrete poi ascoltare nella mia Wunderkammer quando organizzo i concerti settimanali, quindi è anche un'occasione per ascoltare i miei brani, Esatto, tutto qua. infatti stavo per ricordare ai nostri Oh, ascoltatori scusa, proprio allora. che ti possono trovare alla Wunderkammer. Perfetto. Grazie mille per essere Grazie stato a con noi. te e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti. Una buona giornata.